every night. Buongiorno, anche quest'oggi puntualissimo è arrivato il salotto di chiacchiere e caffè. Come sempre in apertura vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè-chiocciolatelechiara.it e soprattutto veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare chiacchiere e caffè, mi piace. Allora questa puntata, beh, puntata molto particolare perché Prima vi presento il primo ospite e poi vi spiego il perché del secondo. Quindi do il benvenuto ad Angelo Fiocco, presidente dell'Istituto Configliacchi. Buongiorno eh sì, Angelo. Buongiorno. Allora, ho detto prima vi presento il primo ospite e poi vi spiego il perché del secondo, doveva essere una puntata con i soliti due blocchi distinti. Quando ho detto al signor Fiocco: guardi, ci sarà nel primo blocco lei e nel secondo blocco una poetessa, mi ha detto ma chi è questa poetessa? La conosco, ho detto Marta Telatin, mi ha detto ma è una carissima amica, conosco le sue opere così ho deciso, li metto insieme per questa puntata. Quindi buongiorno anche a te, buongiorno. Marta. Allora, abbiamo svelato l'arcano, abbiamo svelato che Angelo apprezza moltissimo le tue poesie <ride> sì. e dopo anche noi avremo modo di conoscerle. Ma partirei un attimino eh, da lei, signor Fiocco. Recentemente la biblioteca dell'Istituto Consigliacchi, eh, dell'Istituto Configliacchi, ha lanciato un appello. AAA a, a, donatori di voce cercasi. Che cosa vuol dire donatori di voce? Vuol dire che eh, un passetto storico all'indietro, ehm, la biblioteca dell'Istituto Configliacchi, che fin qui aveva lavorato soltanto sulla stampa e la produzione di materiale appunto librario, sia in braille che eh, a caratteri ingranditi per i povedenti, ha deciso di prendere eh, in mano anche l'aspetto audioteca, audiolibro un servizio che era stato dismesso per motivi economici dal, dall'Unione Italiana dei Circhi e degli Ipovedenti e quindi abbiamo assorbito tutto il materiale che era disponibile però eh, ci si è chiesti adesso cosa ne facciamo di questo materiale ci limitiamo a distribuirlo così in consultazione ma rimarrà sempre quello lì vecchio si, si invecchierà, si fossilizzerà e non sarebbe invece il caso di riaprire anche la eh, produzione di nuove opere, quindi eh, abbiamo optato per questa eh, possibilità, il che però ha significato immediatamente trovare chi legga i libri, perché il, il lettore eh, diciamo professionista ha dei costi che l'istituto non si può permettere e quindi si è pensato appunto a cercare dei donatori di voce. Che eh, non sono altro che delle persone che volontariamente prestano, regalano la loro voce per registrare libri. Ecco, quali sono i requisiti base richiesti per essere donatore di voce? E intanto il fatto di credere che, che vale la pena di farlo. È la motivazione base, se non c'è quella, è meglio, meglio, meglio lasciar perdere. Sì. E poi, beh, diciamo, una capacità di leggere in maniera abbastanza fluente, eh, magari con non troppe inflessioni eh, dialettali. dialettali, a parte che dopo se dovessimo registrare un libro in dialetto veneto o un libro di Camilleri, che so dove c'è molto siculo, andrebbero bene anche proprio <ride> allora le inflessioni, in quel caso, <ride> in quel caso benvengano, Senta. però generalmente si, si chiede questo, insomma. Senta, ho letto che la maggioranza, degli audiolibri presenti sono ancora in cassetta, quindi c'è anche vero? necessità di nuovi supporti tecnologici per migliorare il servizio. Sì, eh, si tratta ed è un lavoro che, siamo, che abbiamo cominciato a fare grazie al personale che lavora nella, nella biblioteca, biblioteca stamperia ed è quello di trasferire eh, il materiale registrato su cassette in supporto CD. Ecco, quindi in il file digitali, al passo con i tempi. È, è indispensabile per diverse ragioni, primo perché il sistema di nastro cassetto oramai è superato, è un, è un sistema che va ad usurarsi molto e poi perché effettivamente ormai non, trovi nemmeno, non si trova nemmeno più il mangiacassette per così dire, quindi è inevitabile dover passare al supporto digitale che può essere poi utilizzato o con appositi lettori di CD, appositi lettori CD oppure anche con un semplice computer. Ecco, l'offerta della biblioteca dell'Istituto Configliacchi che cosa comprende? Allora nel complesso, considerando allora, sia la parte audio che la parte eh, braille e, e, e caratteri ingranditi, da un, ha un ampio spazio dedicato alla narrativa per tutto quello che è stato prodotto negli anni. Ma una delle specificità, soprattutto della parte che va ad essere scritta, eh, è quella di rispondere alle esigenze dei, degli studenti eh, ciechi o ipovedenti che frequentano la scuola dell'obbligo e anche l'università, i quali hanno bisogno ogni anno di avere i testi scolastici opportunamente adattati o in braille. O appunto a caratteri ingranditi nel caso di ipovisione, hanno bisogno delle dispense se sono all'università, hanno bisogno di saggi, hanno bisogno di tutto quel materiale che nelle diverse facoltà viene, richi viene richiesto. Ecco Quindi, allora, dalla filosofia alla <ride> scienza, dall'educazione a. le varie discipline. Le varie discipline ecco, ecco allora, visto che lei ha sollevato il problema, Marta, eh, tu ti sei eh, laureata. Ecco, per te è stato difficile reperire eh, il materiale che ti serviva? No, perché comunque, grazie, io um, ho trovato diciamo, il materiale che mi serviva in varie, in varie strade. Eh, o il libro era scritto dal docente e uh -huh. quindi ti invia il file direttamente eh, per mail privatamente. Oppure c'è l'ufficio disabilità, oppure al configliacchi stesso, insomma, cioè ho chiesto... Hai avuto modo, insomma, sì, di beneficiare. vari canali, ci sono vari canali e quindi in qualche maniera ce la, ce la puoi fare. Insomma, anche in internet lo, lo trovi magari scannerizzato perché l'aveva scannerizzato qualche, qualche altra persona. Quindi magari i tempi sono lunghi perché se io non trovo già il libro fatto... Eh, se devo chiedere all'ufficio disabilità dell'università di Padova eh, ci impiegano sui due o tre mesi a scannerizzare un libro. Quindi tempi abbastanza lunghi per sì. uno che è lì e deve preparare un esame? Ma però, grazie a questo, cioè, diciamo che i docenti eh, capiscono e eh, ti fanno anche degli appelli straordinari proprio perché sanno che non è colpa mia se eh, non arrivo giusto all'appello, ma è proprio una questione di organizzazione dei testi, insomma. Signor Fiocco, eh, quanto la disabilità visiva rende difficile l'approcciarsi ai libri, non solo per svago, ma eh, in questo caso anche per necessità di studio? E eh beh, insomma, eh, si dice che la vista veicoli l'80% e passa per cento di informazioni. Io non, non credo che sia esattamente così, perché, se no, lo vorrebbe dire. Che io sono un mentecatto <ride> che non mi ritengo tale. E sicuramente veicola una montagna di informazioni, tra cui eh, proprio quella che viene, che viene data dalla carta stampata. Il problema dove sta? E il problema sta sostanzialmente nella eh, impossibilità a tutt'oggi di accedere immediatamente al prodotto scritto. Esce un libro stamattina in libreria, lo voglio leggere oggi. Eh, lei lo può fare. Io non lo posso fare, io devo andarmi a prendere quel libro, devo passarlo allo scanner, tradurlo quindi in un file e lo riporto, guarda caso, alla sua natura originale perché oggi i libri ben sappiamo che vengono, <ride> vengono redatti prima di tutto come file. È ridicolo e assurdo che eh, per motivi eh, stranissimi... Eh, Posti, posti da editori, eccetera, ci sia questa, eh, questa difficoltà, il fatto che io debba riconvertire un libro in un, in un formato quasi originale. L'alternativa, se no, è che al libro che viene commercializzato venga già eh, collegato anche il, eh, il CD di supporto con il file digitale. È tutta una serie di problemi però che poi va a... Allora c'è chi il, il file digitale te lo dà, mm -hmm. però c'è anche chi lo dà ma è un file talmente protetto che non può essere leggibile con gli screen reader che usiamo noi che non vediamo. Ecco. E quindi siamo al punto di e partenza. E quindi siamo grossomodo sì. al punto di partenza. C'è una, secondo me, una cattiva, una cattiva gestione di quella che è la paura di perdere il diritto. Allora mi dica lei, dottoressa Elisa... Se io le dicessi che ho nel mio computer l'ultimo libro di, uh, che so, di Coelho e le dico guarda io, io ce l'ho qua se vuoi te lo do, mi, lei mi, mi dice che se lo leggerebbe dal computer, io non ci credo perché lei preferirà sempre e giustamente leggerselo dal libro. Confermo. Allora chi è quel cretino, scusate, <ride> che uh, prende il libro che io ho passato allo scanner? E se lo va a ricopiare per poi rivenderlo. È una paura folle, secondo me, ingiustificata. Nessuno lo farà mai. È, è un pensare. Un po' retrivo, ecco. Un po' tipico anche italiano, perché in altri paesi c'è un attimino di più attenzione a queste tematiche. E sono forse anche un pochino meno diffidenti. Sì, ma anche perché, ripeto, io non credo che uno si prenda, si prenda il file per, le per leggerselo a letto o sulla spiaggia dal computer. Assolutamente. Cioè, no, 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 non ci stiamo, non è. Senta, riallacciandoci a eh, quello mh, che lei diceva prima, ha fatto una differenziazione tra eh, libri eh, in braille e libri per ipovedenti. Sì. Eh, ci spiega un attimino meglio. Certo che sì, vole molto volentieri, anche perché ricordiamo, in pratica, ipovisione, eh, ipo dal greco poco, poca visione, può essere quanto poca, è difficile dirlo. Eh? Uno dice ho oh, un decimo, ho oh, due decimi, ho oh, un ventesimo. È una quantificazione che dice poco, dice nulla. Per cui l'ipovisione va eh, non quantificata ma va qualificata. Cioè il visus che io ho, io, io non ce l'ho, eh, chi ce l'ha, va eh, eh, espresso in qualità visiva e non in quantità. Perché ci può essere la persona che ha un decimo e magari ha un campo visivo talmente ancora buono che può leggere, che può cavarsela molto bene. C'è cioè chi ha i tre decimi. O anche di più, e ha un campo visivo talmente ridotto che vede, come si dice, a canna di fucile, vede solo quello che ha davanti all'occhio. Quindi, questo è in sintesi il campo che prende dentro gli ipovedenti. È opinione oramai diffusa, sostenuta anche dalle scuole scientifiche, che chi ha un residuo visivo lo debba utilizzare. Ed è giustissimo, la vista, abbiamo detto prima che siano l'80 o l'85, non ha importanza. La vista dà la possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni che la non vista non dà così nell'immediato. E allora ecco che la persona che vede male, vede poco, che ipovede, eh, al di là, dopo di quelle che saranno. Le, le diagnosi, le prescrizioni fatte dai, dagli oculisti che ci dicono come vede, quanto vede, cosa vede, noi possiamo eh, far, eh, consentire a queste persone di leggere con la propria vista. Allora, o ingrandendo i caratteri, quindi i caratteri a stampa, il libro viene ripreso e viene ingrandito a seconda delle necessità di chi lo utilizzerà. Può esserci necessità di intervenire sui contrasti cromatici, c'è chi legge meglio. Eh, il, uh, il nero, su, lo scuro su sfondo chiaro, o viceversa. Certo. Quindi è un lavoro che non è che basti mettere un libro sotto una fotocopiatrice e ingrandire a festa finita, no, è un lavoro che va fatto testando le abilità eh, residue visive di, que di quella persona e gli si fa il libro, su misura, diciamo pure diciamo. su misura. Sì, ecco. su misura. Eh, ora noi abbiamo parlato dei libri eh, accessibili. Eh, però c'è anche tutto quanto un discorso legato ad Internet che ormai è uno strumento del quale eh sì. non potremo più fare a meno. Quindi più in generale l'uso del PC accessibile anche per chi ha disabilità visiva. E come, come lo si rende possibile? Quali sono gli strumenti che utilizzate? Allora, eh, utilizzando un normale PC eh, non si fa altro che inserire, installare un software. Eh, chiamato screen reader, lettore di schermo, il quale in linea di principio va a leggere tutto ciò che appare a video. Uh -huh. E devo dire che è stata una grande. Questo ci ha permesso, ha permesso ai non vedenti un, il, il salto completo di qualità, perché a partire da allora adesso. Con lo scanner uno può, come dicevamo prima, prendersi il libro che vuole, può accedere, andarsi a leggere il giornale in internet, può comprarsi il biglietto ferroviario a Trenitalia e via discorrendo. Il punto qual è? Il punto è che questo screen reader, almeno quelli che vengono montati, che sono disponibili per la linea Microsoft, sono prodotti, sviluppati da aziende. Che, prendono, eh, che hanno l'autorizzazione dalla ditta produttrice del PC, quindi del sistema operativo Windows per intenderci, e fanno un prodotto su misura che viene venduto a parte. Mediamente uno screen reader buono. Costa solo 1200 euro. Solo. Dico solo, solo così per. <ride> ecco. no, anche perché uno già deve sostenere il costo del computer Brava. e in più il ecco. costo dello scritto. Ma uno dice: Vabbè, il costo del computer lo sostengono tutti, tu pagati il tuo e va benissimo. Dico, in, in, in assenza di altro, eh, può andare bene così. È così che abbiamo fatto io, che ha fatto Marta e che hanno fatto moltissimi altri. Oggi, però, che cosa siamo venuti a scoprire? Che. E qui non credo che, sia, uh, che si tratti di, 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 di andare a fare un ragionamento sulle pubblicità, che la uh, concorrente di Microsoft, che poi è stata in parte assorbita, Apple, <ride> che cosa fa? Ha capito da sé che è assurdo uh, vendere il computer e dopo far fare agli sviluppatori un altro prodotto che andrà a interfacciarsi con il loro sistema operativo e montano già loro, inseriscono già loro un uno screen reader sviluppato dall'azienda che entra ad essere parte comple completa complementare del pacchetto per cui se lei compra un mac tanto per intenderci o un iphone mm -hmm. eh, lei magari non se ne occupa ma se va a vedere le utility che ci sono scoprirà che c'è il voice over che non è altro che questo lettore di schermo ecco. eh, in più lingue c'è anche in cinese addirittura penso, <ride> sì, sì. e questo lo compriamo allo stesso col prezzo del computer? Beh, direi un vantaggio grandissimo. È un vantaggio enorme, è un, un altro salto di qualità. Ecco Marta, ascolta, ma vi capita spesso di imbattervi magari in pagine internet che non sono accessibili attraverso lo screen reader? Beh sì, <ride> molto spesso. Eh, ad esempio, beh, anche, anche lo stesso Facebook eh, adesso sta cambiando la, le impaginazioni, la grafica e io ho dovuto aggiornare eh, la mia sintesi vocale all'ultima uscita diciamo proprio perché se no non sarei più riuscita a, um, ad usarlo in maniera diciamo consona certo. anche perché comunque eh, i social network io li uso molto proprio per, anche per pubblicizzare i, i miei libri insomma quindi necessito di, quindi, di avere l'accessibilità quindi non è che sia sempre automatico ho lo screen reader posso accedere no no, a no tutto. assolutamente poi tutti i siti in flash eh, quelli molto più grafici diciamo non non consentono non, questo tipo di accesso. No. mi viene in mente di farvi una domanda un po' cattiva eh, per tutti e due. La faccia, la faccia. Ma sono più le barriere, diciamo, che derivano dal vostro handicap o quelle che vi pone la società? Vai tu prima, io prima. <ride> è un po' cattiva. Ma io direi no, quelle no. che ci pone la società, nel senso che la barriera architettonica, fra virgolette più grande è l'ignoranza, io dico sempre. Nel momento in cui noi ci accettiamo abbiamo eh, ottenuto già molto e credo che l'accettarsi sia fondamentale per noi perché lo si trasmette alle persone, se ti accetti o se non ti accetti. Però c'è una grossa percentuale anche di barriera esterna, sia quando esci da solo, sia nei, dai libri, ai siti, anche ai locali pubblici, ad esempio il menù in braille. Io mi sono sorpresa, l'ho trovato in una pizzeria qui a Padova. E mi sono veramente sorpresa tantissimo perché ho detto il menù in braille? Come mai? Mi hanno detto perché viene sempre un non vedente a mangiare e ce l'ha fatto lui. Quindi, ah, e quindi sì. si sono apprezzati in, in questo senso. Sì, sì, sì. E lei, Angelo, che cosa mi risponde? Beh, Marta ha già centrato, ahimè, fin troppo <ride> bene l'argomento. Io voglio aggiungere una cosina, però sono sollecitata da Marta. Sì, barriere architettoniche noi abbiamo anche barriere che chiamiamo percettive. Lei pensi solo, pensate solo al fatto di salire su un autobus e non sapere le fermate che, eh, che, che verranno in successione. Cioè se anche io sapessi che nel percorso che va da A a B ci sono dieci fermate e ciascuna corrisponde ad un luogo preciso, se per caso nessuno suona il campanello e quindi una fermata viene saltata, il mio riferimento salta. Allora... Tutto sarebbe molto più semplice se, come già avviene in altre città, Padova è un po' indietro su questo. Avessimo, per esempio, gli annunci vocali delle fermate. C'è sul metrobus, ma non c'è sugli autobus. Ed è una sciocchezza. Eh, ormai con i sistemi satellitari. Ecco. Poi. Ehm, mi avete preso per, tirato per i capelli. Allora, siccome Marta dice quando esco si esce da soli può succedere. Ecco, in questo periodo girano uh, molto spesso queste grandi dichiarazioni. Uh, pescato falso cieco che vangava il giardino, pescato falso cieco che guardava l'ora, pescato falso cieco che va a comprare le sigarette, i o che puliva i vetri, allora dico non vorrete mica che noi ciechi veri dobbiamo starcene chiusi in casa per non essere scambiati per falsi, è una pazzia, se c'è della falsità laddove c'è, intanto prima andrebbe andrebbe ehm, And and andrebbe indagato e capito se è. Dopodiché ricordiamoci che dove c'è un falso invalido, sia cieco, Zoppo o quello che vogliamo, c'è dietro falso. anche un, un falso medico, Appunto. una falsa certificazione. <ride> allora non facciamo ad ogni erba un fascio. Io so che in tempi di crisi come questi, Tremonti diceva i disabili sono una iella. Va bene. Adesso non lo si dice più. Sono un po più, hanno un po' più di fair play i nostri governanti di questo momento. Ma in fondo io credo che ancora qualcuno lo pensi. Allora, non scarichiamo le tensioni, le paure, eccetera, sui falsi invalidi, perché è una presa in giro per tutti. Marta, quando senti parlare di un falso invalido, quanta rabbia ti fa? Ma pff, rabbia no, sai, a me io dico sempre poverino, nel senso che non dico ma, ma perché bisogna fare questa... Cioè, questa pagliacciata, questa pagliacciata no? ed è vero, comunque, andiamo, andiamo noi poi alla fine a, a pagarne le conseguenze perché più parlano di falsi invalidi e più va tra l'altro anche riconfermato l'etichettamento, eh, la diversità, la discriminazione: quindi insomma, non è proprio un bel, un bel parlare. È giusto che vengano. Ovviamente trovati, però non. E questo vale per tutte le disabilità. Eh, sì, no? sì, cioè, sì, 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 Io penso a quella idiozia di panorama che mise il Pinocchio in carrozzina sulla copertina l'anno scorso. Ma io dico, siamo, siamo all'anticamera di, 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 di un passato che non vorremmo più vedere. Insomma. Allora, abbiamo ancora tantissime altre cose di cui parlare. Dobbiamo leggere le poesie di Marta ah. perché sappiamo che Angelo le conosce, però a noi di Chiacchiere caffè non ancora. Quindi sapete già che cosa dovete fare, non cambiate canale, a tra poco. Ben ritornati nel salotto di Chiacchiere Caffè, come sempre vi ricordo la nostra mail chiacchierecafè.it e la nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare Chiacchiere Caffè mi piace. Vi... Oh bravo, eh, certo, <ride> mi raccomando, quindi anche i miei ospiti sì, sì. mi hanno promesso che cliccheranno certo. mi piace. Allora siamo ancora in compagnia di Angelo Fiocco, presidente istituto Configliacchi e della poetessa Marta Teratin. Allora nel primo blocco abbiamo un attimino eh, parlato di difficoltà eh, per chi ha disabilità visiva di approcciarsi eh, al mondo dei libri, al mondo dell'informatica. Adesso però invece voltiamo un attimino pagina, proprio nel senso letterale del termine. E eh, visto che abbiamo il piacere di avere qui eh, Marta, Angelo ci ha già detto che apprezza molto le poesie di Marta. Che cosa le piace di queste poesie, Angelo? Eh, allora io adesso, devo, 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 devo rivelare una. Io conosco Marta da quando era ragazzina. <ride> eh, tra l'altro Marta ha la stessa età di mio figlio più grande non sono delle coincidenze, secondo me, così casuali. E di Marta mi ha sorpreso molto quando ho scoperto questa sua vena. Il, il, suo, uh, il suo occuparsi, chiamiamolo così, il suo scrivere di, di quelle sensazioni che non, che non sono necessariamente quelle che si provano guardando un tramonto o un mare, una burrasca in mare o. Una coppia che si bacia. Marta parla dal di dentro, non so se rendo l'idea, cioè è quel modo il suo eh, che mi piace moltissimo di vedere al di là della vista. Infatti, Attenzione proprio... non non, che non venga pensata una falsa cieca. <ride> Per no, però devo dire tempo. che ha una capacità visiva eh, dentro che, che sarebbe sì. da averne in tanti. Infatti, nel tuo sito, Marta, dove tu ti vai a presentare, eh, paradossalmente dici: da quando ho perso la vista, ci vedo di più. Che cosa sì. vuol dire ci vedo di più? Eh, perché vedo, vabbè con il famosissimo sesto senso, un po' abusato, ma abusato in, in, la definizione, intendo. E ci vedo di più perché ho imparato ad ascoltare, ad ascoltare con il tatto, non con l'udito, che è un tatto che comunque non si limita solo ai polpastrelli della mano e alla mano in sé, ma è un tatto che può colpirti eh, sulla pancia, sul fianco: cioè la sensazione colpisce proprio la pancia, eh, i fianchi, le braccia, tutto il mio corpo sostanzialmente. Ascolta, sempre in un'altra intervista tu dichiari: Ho iniziato a scrivere a 15 anni perché a 15 anni siamo un po' tutti poeti. Quindi hai capito già da piccola che questa era la tua vocazione? Ma ehm, a dire la verità, no, nel senso che io ho scritto tantissimo fino ai 20 anni, 22, insomma, poi ho avuto un blocco di tre anni, non ho più scritto assolutamente una parola, cioè zero, niente. Come mai? Non lo so, un blocco. Mancava un'ispirazione. Proprio un blocco artistico. Poi ho ricominciato a scrivere, e però lo facevo sempre per me stessa. Un mio amico mi ha detto, ma perché non le pubblichi? Forse l'ha detto nel momento giusto, mi ha dato la spinta e ho pubblicato il mio primo libro e poi di conseguenza il secondo, che ho voluto eh, proprio eh, di proposito far uscire eh, a distanza di un anno per far vedere proprio il mio cambiamento, perché il primo raccoglie dieci anni di scrittura e invece il secondo è stato scritto in un anno, quindi Marta nell'oggi sostanzialmente. Cosa rappresenta per te la poesia? Io trasformo la mia vita in versi, quindi per me la poesia è uno sfogo. Ho visto che, bene, che Angelo male. annuiva in questo. <ride> sì. Cioè, sia quello che mi capita di bello e sia quello che mi capita di brutto è scritto sui miei libri, infatti mi sono completamente messa a nudo. Molti criticano che durante le presentazioni non sia io a leggerle e io dico, beh, credo di essermi già troppo esposta, se anche le leggessi allora, cioè, la mia anima sarebbe in vendita a tutti <ride> praticamente Ascolta, sei sempre stata un pochino artista eh, so che oltre alla poesia ti eri approcciata al pianoforte, però dopo sì. dici di aver smesso per un rapporto di amore e odio Sì, 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 eh, beh, io ho fatto pianoforte perché ovviamente erano i miei genitori che ti insistevano. che insistevano allora il classico bambino a 6-7 anni che vuole suonare, vabbè eh, non lo so, ho sempre avuto un amore e odio per il piano, suonavo ma mh, non mi piaceva, non, riusci, ecco, non riuscivo ad esprimermi. Cioè, sentivo che l'arte eh, poteva essere una, delle, una, una strada che io potevo, potevo percorrere insomma, durante la mia vita, ma dovevo trovare il canale giusto. Il canale giusto. Eh, quando ci vedevo disegnavo, mio zio era un pittore. Eh, ma neanche lì sì, facevo dei bei disegni, ma non trovavo la giusta espressione. Con il suono non trovavo la giusta espressione, pensavo fosse, pensavo fosse lo strumento, quindi ho provato anche chitarra, ma era proprio il discorso che niente, ho dovuto lanciarmi sulla scrittura. Insomma. E lì hai trovato la giusta sì, chiave sì, 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 per sì. dire al mondo chi è Marta. Sì. Angelo la tiro un attimo in ballo perché lei è specializzato nell'insegnamento ad alunni con disabilità visiva. Qual è la prima cosa da insegnare loro? Perché noi stiamo parlando del percorso di Marta che è un percorso di crescita eccezionale. Eh, quanto tempo? Ho? Allora, la prima <ride> cosa secondo me che da insegnare è da insegnare ai genitori eh, ed è quella di eh, dire ai genitori quando scoprono di avere eh, un figlio che non vede o che vede stramale che nonostante questo sicuramente che sarà un gap, però ha delle potenzialità residue. Si tratta di imparare a coglierle e soprattutto poi di farle cogliere al bambino, alla persona che cresce. Se non risolviamo questo aspetto, andiamo in discesa anziché in salita. Dopodiché, appunto, scoperte le potenzialità che ha ciascuno di noi, anche la persona apparentemente... Meno, meno comunicative, eccetera, ha delle potenzialità. Scoperte quelle vanno sviluppate nella maniera più opportuna. La, le prime difficoltà di, di fondo sono, per il bambino che nasce con problemi di vista, sono quelle poi di eh, imparare a rapportarsi con l'ambiente. Cioè se io le, le, vi faccio un esempio. Se adesso noi stessimo qua tutti zitti zitti, spegnessimo quel suono che forse sarà il ventilatore della ventola della telecamera <ride> per me eh, saremmo in un posto eh, senza niente attorno, oltretutto qui anche ben attutito, ben insonorizzato. Allora io per capire come è fatta questa stanza, dovrei alzarmi e cominciare a muovermi, a, a toccare, a sentire quello che ho attorno a me. Se noi al bambino che non vede, non insegniamo a fare questo tipo di operazione, eh, crescerà con una eh, nozione sbagliata di spazio, tutto quello che avvertirà, se non ha imparato ad esplorare, saranno eh, suoni e rumori che non, eh, che non sono legati ad esperienza. E qui capite tutto quello che ne consegue. Se facciamo bene questi passaggi, eh, dopo la strada è molto più semplice. E si possono ottenere grandi risultati. E si possono ottenere grandi risultati, o risultati nella media come per tutti gli altri bimbi. Ascolta Marta, eh, io ho letto un pochino delle tue poesie e consentimi sì. le ho trovate difficilissime, perché <ride> manca completamente la punteggiatura, è proprio un flusso di coscienza che quasi sgorga libero. Sì, è voluto perché il lettore deve trovare il, il suo ritmo. Quindi può intrecciare il, il primo verso con il secondo, piuttosto che il secondo con il quarto, o il primo con l'ultimo. Insomma, non voglio dare né tempo né ritmo, eh, e beh, nelle mie poesie manca anche totalmente la, la, la struttura. Insomma, eh, non so, non c'è l'endecasillabo, è, è completamente libera, infatti molti professoroni me le criticano perché sostengono che non è poesia. Eh, vabbè, insomma, la mia è un po' più scrittura creativa sostanzialmente. Flusso di coscienza. Sì, flusso di coscienza. E allora cerchiamo di far conoscere questo flusso di coscienza anche ai nostri amici di Chiacchiere e Caffè. Io ho amato particolarmente delle poesie che tu mi hai inviato: Due pietre di luna. E la luna è un po' un elemento ricorrente, so che è un mondo che ti appartiene sì. molto, ma prima di parlare di che cosa rappresenta per te la luna andiamo proprio a conoscere due pietre di luna. Occhi di pietra di luna trascolorano, dipingendo emozioni nelle vertigini del mare. Osservano, stanchi, il troppo inzuppato di fuoco, scendere e risalire ripide scale, mangiano fette di sole, rovesciandosi, si innamorano della vita, meditando essenza spirituale. <ride> <ride> ecco, Angelo <ride> ha detto a questo punto, intanto stiamo anche vedendo la poesia scorrere in grafica e ci accorgiamo anche parole separate dai trattini, sì. parole scritte volutamente in maiuscolo. Sì. Cioè, quindi, anche la grafica che tu dai alla tua poesia sì, ha sì, un senso. Sì, sì, ha un senso. Ovviamente, il maiuscolo vuole, vuole dare più, più peso alla parola. Certe volte c'è proprio anche solo una lettera maiuscola. Non so, magari, cuore c'è cioè la, la O maiuscola e basta. È tutto voluto. La separazione delle parole è per ovviamente trovare un, un doppio significato nella parola. Una chiave di lettura sì, diversa. Sì. Abbiamo detto la luna. Che cosa rappresenta per te la luna e che cosa sono queste pietre di luna? Beh, le pietre di luna sono i miei occhi. Questa poesia l'ho scritta in un momento molto pesante l'anno scorso della mia vita quando ho perso l'ultima, insomma, percepivo il sole, percepivo la luce, ho perso completamente anche l'ultima percezione che avevo, cioè ne ho pochissima adesso sostanzialmente. E quindi gliel'ho dedicata ai miei occhi anche perché c'è chi mi chiama Occhi di Luna. Eh, la luna, per me, è la femminilità, l'espressione proprio della, della femminilità della donna, della notte, dove io mi rifugio molto. Sì, so che eh, ami passeggiare sì, 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 di notte. Adoro passeggiare di notte, e diciamo che la notte mi ispira anche molto quindi io. Produco di notte e scrivo di giorno, nel senso che magari mi, mi, mi vengono in mente delle cose, le appunto nel mio taccuino mentale e poi il giorno dopo le, le scrivo. Le trasformo sì, in poesia. Sì, sì, sì. Ascolta, il tuo primo lavoro si inserisce in un progetto che hai realizzato insieme ad altri artisti. Sì. Quasi forse a volerti fare un po' coccolare da loro, ma anche un po' proteggere. Sì, sicuramente, perché avevo un sacco di, di persone che mi dicevano dove vai, cosa vuoi pubblicare un libro di poesie, nessuno lo comprerà, la poesia non è, sì, non viene letta, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, vabbè dai, mi proteggo un po' come la piantina che ha i bastoncini per farla crescere dritta, mi cioè, proteggo un, un po', costruisco un bel progetto, così magari va avanti il progetto e, e ci chiamano. Infatti abbiamo girato praticamente tutta Italia. È andata molto bene, poi quando ho visto che comunque Marta ci, ce la poteva fare, come ce l'ha sempre fatta, ho detto, vabbè ragazzi, grazie per i bastoncini, adesso la pianta <ride> può andare. Adesso Marta cammina da sola. Marta cammina, sì. Ecco, e proprio dal Marta cammina da sola nasce Caleidoscopio di Pensieri. E tu lo dedichi a chi sa dipingere le proprie emozioni attraverso i cristalli del caleidoscopio della fantasia. Sì. Ancora una volta si ritrovano i colori. Sì, eh, perché per me la vita è un caleidoscopio. Eh, muta come le figure del caleidoscopio, è fragile come i cristalli di un caleidoscopio, è anche spigolosa come i cristalli di un caleidoscopio. E quindi giro attorno a, a questa metafora. Infatti il libro è caleidoscopio gioco con questa parola perché è anche esplosiva, esplosiva sia in senso positivo che in senso negativo. Un'altra delle tue poesie che ho amato tantissimo è Le forme e ripeti spesso in questa poesia Vorrei, vorrei. Che cosa vuole Marta? Eh, Marta vuole esprimersi senza, senza giudizi, nel senso che è il percorso che ho iniziato a fare cinque anni fa e a prescindere da tutto, sto cercando di far uscire sempre, sempre più quella che sono veramente. Interessandomi anche poco a, a quello che, che dicono gli altri. Cioè, se devo potare la pianta e rimanere con poche persone attorno, preferisco che sia così, ma essere vera, cioè essere schietta, diretta, senza costruzioni, senza tecniche, senza maschere. Insomma. Allora andiamo a vedere questa, le forme insieme ai nostri amici da casa. Vorrei la pazienza di un fior daliso quando oscilla una tazza di nuvole fumanti e raggi di luce da inzuppare. Vorrei essere onda del mare in una clessidra di vento brillante. Vorrei posarmi sulla luna come se fossi un diadema di cristallo principessa della notte, trasformarmi in una stella cometa e illuminare quel cuore. Il sale nel sangue fa scorrere la forza, non dimostrare. Sciolgo nell'acido il controllo di un cartone animato. Inizio a cambiare, senza confini, le sfaccettature di una forma. Fantastico. Che cos'è fantastico Marta? Fantastico è il poter riuscire a cambiare, fantastico è proprio il fantasticare. Quindi anche qui un gioco di parole. Terbo. Verbo sì. ascolta oggettivo ognuno può interpretarla sì. come, come vuole posso dire sua? una cosa certo. no perché ascoltando sia la lettura di quella di, di occhi di luna e di questa è, è, è vero che marta eh, non, non rispetta sì, i sì, canoni sì, classici i can... diciamo. però se noi, se noi osserviamo riascoltando potendo riascoltare le due letture che ha fatto, che ha fatto lei noi troviamo un ritmo c'è certo. un ritmo comunque il bello è che diamo noi possiamo dare noi il ritmo che vogliamo. Questa secondo me è la parte più bella, più, eh, più avvolgente, non coinvolgente, avvolgente. Ma proprio. infatti due pietre di luna tu hai unito dei versi che altre persone che l'hanno letta li hanno non uniti ad altri. ad altri, quindi sì, è molto sì, divertente sì, questa cosa. Sì. È per quello che non voglio, voglio che sia la persona a dare il ritmo. Ascolta, il finale di Le forme, inizio a cambiare senza confini, tu ti senti in continua evoluzione? Sì. Ma siamo tutti in continua evoluzione se vogliamo veramente pensarci e ascoltarci. E dopo Caleidoscopio dove vuoi arrivare? Dopo Caleidoscopio sto facendo un progetto con degli amici eh, che mi hanno chiesto di fare delle poesie un po' più bodleriane, un po' da poetessa maledetta. Devo dire che mi sta eh, è una cosa abbastanza difficile per una persona ottimista, però ci sto provando e comunque c'è in cantiere un terzo libro un po' più dedicato all'amore. Ascolta, altra, altra poesia che io ho amato molto è Ultima Chiamata. Una poesia lunga, però trovo che abbia dei passaggi molto, molto belli. Andiamo a vederla un attimo insieme. Ultima Chiamata. Qual è il colore che vuoi accendere nel tuo futuro? Il mio è il bianco. Nevica sul mio domani. Fiocchi di sole sciolgono la miopia. Un continuo albeggiare. Anche se il mondo vuol tramontare. Una primavera a fine estate, splende, su chi non ha più paura. Fischia la radio, la sintonizzazione assente. L'antenna cerca nuove frequenze in binari d'argento. Ultima chiamata si parte. Siamo ovunque andiamo. Ognuno ha il suo tempo per capire. Io posso solo salire aiutare e anche lasciare andare e accettare. Molti accuseranno, altri ululeranno. Acque stagnanti si purificheranno, si soffocheranno, ma non impediranno il mio viaggio. Ti lascio una valigia. L'interruttore per la tua luce è davanti ai tuoi occhi. Ma il nostro interruttore il più delle volte è acceso o spento. Spento. Come si fa per accenderlo? C'è un segreto? Volere e potere. Io rispondo sempre così. Tu come hai acceso il tuo interruttore? Io? Beh, volendolo. Quando sbatti la testa, decidi. cioè È una frase un po' fatta e sembra anche un po' retorica, ma uno dice o decidi di vivere o decidi di sopravvivere. E tu quindi hai detto io voglio. Sì. Ascolta, è significativo che nelle presentazioni dei tuoi libri sia la mamma a leggere sì. le tue poesie. Eh, perché mia mamma è una delle... Hanno partecipato con me anche attori come Giuseppe Pambieri, Gliatanzi, nulla da togliere, bravissimi. E confessami che ti hanno detto, mi hanno hanno detto che sono difficilissime le mie poesie. Ma mia madre è mia madre, nel senso che lei entra proprio dentro le mie parole. Ecco, mia mamma sì... Ehm, esprime anche la, la mia anima infatti ok non le leggo io ma c'è mia mamma e fa già il suo gran lavoro diciamo perché quindi c'è comunque una grossissima parte di te o meglio tu sì, sei una parte di sì, lei sì sì dire. sicuramente le, le esprime perfettamente proprio. quindi c'è Marta anche lì sì sì beh, esco da lì quindi ascolta ma non ti imbarazza metterti completamente a nudo davanti al lettore ma una volta, ma nel momento in cui decidi di, di pubblicare, non ci pensi più. Anzi, per me, sapere anche solo di aver emozionato, di essere riuscita ad emozionare un'unica persona in mezzo a tante, è il regalo più, più bello. Anche perché, comunque, sì, sono messa a nudo, ma in verità ognuno di noi le legge eh, secondo il proprio vissuto. Allora, Quindi... siamo, siamo in chiusura. Eh, Pasqua è imminente. Domanda per entrambi per salutarci, che cosa vorreste trovare dentro l'uovo di Pasqua? Quale sorpresa vi augurate? <ride> per te Angelo. Eh, a me basterebbe, proprio prendendo quello che diceva un attimo Marta, un attimo fa, è vero che volere è potere, però è anche vero che le persone vanno aiutate a credere che si debba volere. Allora una maggiore comprensione... Eh, Rispetto a tutte le persone, a prescindere dal fatto che sì. siano disabili o meno, sarebbe un salto di, quali di qualità non indifferente. Nell'uovo sì. mi basterebbe questo: la, <ride> la capacità di aprirsi all'altro in un momento in cui abbiamo molta tendenza all'individualismo. Sì, co condivido: anche tu, sì, l'apertura, proprio, l'apertura. Mm, ma anche proprio nella mia vita privatamente trovo, privata, insomma, trovo la, trovo la chiusura, quindi. E quindi ci auguriamo di trovare questo nel nostro uovo di pasta. La rinascita. Allora, io ringrazio Angelo Fiocco, presidente istituto Configliacchi, di essere grazie stato quest'oggi con noi. Davvero, okay. grazie. Ringrazio Marta Teratini, grazie poetessa, per aver condiviso con noi un pezzo della sua anima. Uh, è Pasqua, chiacchiere caffè, vi fa gli auguri, auguri da parte mia, auguri da parte delle persone che non sono qui in studio con me, ma sono i miei due angeli, Riccardo e Ruggero, sempre pronti a sopportarmi, soprattutto e noi ci ritroviamo la settimana prossima. Arrivederci. every night